Rieccoci, primus inter pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Pasqualetto, la risposta al ragionamento che facevamo prima della pubblicità. Sì, io rispondo a Francesco Peghin dicendo che la politica è un momento di elettore a calore, quindi toni sono anche questi, e poi mancano pochi giorni al voto, e quindi ovviamente ci scaldiamo. Però è giusto mantenere uno stile di rispetto. Però parlando di coerenza, è proprio il punto che portavi tu avanti. Cioè, oggi questa compagine sostiene i partiti che hanno fatto cadere quel governo che chiedeva alle forze politiche di sostenerlo. C'è un partito che ha fatto una scelta all'inizio, va considerato questo coerente, la Meloni ha deciso di essere all'opposizione, va bene, stava là, ma gli altri, Lega, Forza Italia e 5 Stelle, che poi veramente hanno fatto un disastro, si sono trovati a far cadere il governo. Quindi oggi chiedere coerenza o spirito di unione è incoerente da questo punto di vista, perché se no non si faceva cadere il governo Draghi. Si arrivava fra un anno, ragazzi, 12 mesi passano in un attimo e superavamo la Boriana, e poi si andava alle elezioni, si dava voce ai cittadini e governava chi prendeva più voti. Arrivati in questa situazione, far cadere il governo è il problema, ed è il motivo per cui sostenere i partiti che hanno fatto cadere il governo Draghi, secondo noi del Terzo Polo, di Azione Italia Viva, è sbagliato. Ed è questo il posizionamento diverso che noi vogliamo portare Eric avanti. Retto. Ma guardi, giustamente ognuno può esprimere quelle che sono le sue visioni, ma dobbiamo anche in qualche modo tornare sui dati oggettivi. E noi sappiamo che come Lega abbiamo sostenuto il governo Draghi fin tanto che questo governo è stato in grado di dare delle risposte concrete ai cittadini. Le abbiamo sostenute e riteniamo che ci siano state anche delle buone azioni da parte di questo governo. Ma dobbiamo fare un'analisi su quello che è successo negli ultimi mesi. A un certo punto è stato il Movimento 5 Stelle che ha deciso di non dare la continuità al governo. Abbiamo offerto la possibilità a Draghi di andare avanti senza questo movimento che aveva creato molte problematiche ed è stato lui a decidere di dimettersi. Il governo Draghi non è mai stato sfiduciato e questa è un'azione che va fatta e va ribadita all'interno di questo studio perché è una verità assoluta e quindi non può essere mistificata. Questo mi dispiace, direttore, me lo devo ribadire in maniera molto forte. Ma poi, scusa, posso Romeo, chiedere? no, Ma sul latte diamo versato, cioè, voglio dire, oramai è accaduto, le analisi sono state fatte, ognuno se ne sarà fatto un'idea. Vogliamo parlare delle cose? Noi parliamo delle cose che secondo noi vanno fatte, loro parlano delle cose che secondo loro vanno fatte, i cittadini capiscono. Avete la possibilità di farlo, mica vi ho detto di parlare Sì, no, diversamente dal ma concetto. ritorniamo sempre su loro, vogliono portare sempre No, invece che questa sui era temi una risposta a una su domanda, questa cosa. veramente. Ci ha fatto Sì, una domanda, stiamo dando una risposta. Se ci no. avesse chiesto un'altra cosa, avremmo risposto su un'altra. Ci ha chiesto cosa pensiamo e cosa vogliamo fare. Cioè, è una risposta a una domanda, non è che ogni cosa deve E cosa essere. volete fare? Perché chi ha fatto cadere il No, governo? io Non non. era... No, Cioè, allora, no, si parte da un presupposto. solo in Italia è una tragedia quando si va al voto, eh? Ma Cioè, no, è gli la altri paesi situazione vanno. congiunturale, hai detto tu, Ma hanno Gardini. votato La situazione tutti. è complicata. Ma sì, Ma ma mi ricordi gentilmente nella oramai storia siamo quando qua. ci è capitato di avere una pandemia e una crisi, una guerra in territorio Sì, la europeo? Sono pandemia. passati 50-60 anni dall'ultima Però volta. sai, non voglio fare Non si è mai parlato di però questo il genere. senso di Abbiamo polemiche, però. una guerra in Ucraina, la gente muore, il gas oggi Giorgia costa il Meloni ha detto 30% si in più. poteva uscire in Mi modo più stai dicendo tu ordinato, che però c'è oramai è bisogno di successo, intervenire? basta. Oramai è Sì, stiamo parlando di successo, coerenza. Qui si viene però il parlato che senso vogliamo di volerci responsabilità. bene. Se ci dovevamo volere bene in un certo momento, era quando c'era Proviamo a voler bene. l'uomo italiano riconosciuto da tutti, più rispettato nella comunità internazionale, Che si è e dimesso. veniva sostenuto. D'accordo? Era Dei partiti un'emergenza. hanno Adesso si scelto, torna io avrei al aiutato, io avrei voto. suggerito questo. Adesso si rivota, dire E si vogliamoci va bene, a un facciamo governo squadra, o politico. peggio ancora, facciamo risolvere i problemi nelle ultime 2 settimane di governo al governo Draghi, è ridicolo. La Però il verità dei fatti è che senso la di risposta. serietà era che non bisognava far cadere questo governo. Oggi siamo alle elezioni e la confusione è figlia di scelte scellerate fatte da persone che erano a Roma, che hanno solo interesse su Voi dividendi invece sapete che politici. impressione Gli date imprenditori voi? non erano contenti. Posso? Ho capito, Non posso? erano contenti, non sono contenti. Chiedi a Checco Peghin Ho se è capito, contento. dipende dagli imprenditori. Chiedi a Checco Peghin se è contento. L'impressione che voi date è, siccome avete fatto cadere il governo, noi no, ma siccome voi avete fatto cadere il governo, questo governo allora si disinteressa di tutto. Ma mi sembra una cosa Ma responsabile. scusi No, Gardini, non mancano diciamo due che deve settimane, risolvere quando mai tutto. 2 settimane, il No, primo due partito mesi. di opposizione che è Due davanti si mette a mesi. dire Ma a non posso Draghi mica, che non gli si avete riesce. fatto l'opposizione per tutto il Sentite, tempo a parlate dire voi. a governare, basta. Si fa No, cioè, fare le domande, tutto le qua, cioè, risposte, ma no, parlate. Ma sei... sei 3 ore che parla, non Ma riesco a su cosa? inserirmi, a esprimere un concetto.
progetto completo. Ma perché, perché è complicato, abbiamo poco tempo, siamo in televisione. E quindi parlate sempre voi, no, sì. Mi pare sì, che abbiamo avuto 50%, il direttore è bravo, mi pare che gestisca bene. Abbiamo le registrazioni. Mamma mia, che razza. No, io credo che la questione della caduta del governo possa far misurare gli italiani. Ma parliamo delle cose che interessano agli italiani, basta. E parliamo delle vostre provocazioni in Parlamento, allora. Non ti ho interrotta. Ma sì, a me non interessa. Io preferisco andare a incontrare gente personalmente, ne incontrerò di meno perché mi vede di più qua, esatto, ma parlo delle cose che la gente interessa. Capisco che questo per voi sia un problema, perché ripeto, la politica, quella con la prima iscola di cui parlava Peghin, è quella che quando si è al governo, cioè sono situazioni di emergenza, si ha il senso della responsabilità di portare questo governo fino alla fine per rappresentare gli italiani. Gli italiani devono sapere. Ma non è il tempo, è la qualità, non è la quantità, è la qualità dell'azione politica, non quanto dura, ma la qualità dell'azione politica. Certo, ma, quindi non c'era qualità? No, non c'era qualità, c'era un casino. Lega e Forza Italia perché non potevano riuscivano a fare nulla. Signori, comunque, guardate, è evidente. Allora, è evidente che noi abbiamo potuto fare poco. Lasciamola finire, Gardini, lasciamo finire gentilmente la Romeo. Io credo che gli italiani debbano decidere anche su chi poi li può rappresentare in modo responsabile, perché le prossime sfide saranno importanti, quindi la responsabilità politica, quella vera, la si misurerà con la responsabilità, la concretezza, e queste sono le cose su quali gli italiani poi dovranno dare la fiducia, dovranno dare la fiducia a un partito politico rispetto ad un altro. Dopodiché, siccome questa era una domanda e quindi ho dato una risposta, se vogliamo parliamo dei temi, insomma, noi dei temi per delle ricette, abbiamo fatto uno slogan che è vincono le idee, perché abbiamo delle proposte concrete, ripeto, e queste proposte concrete sono state studiate in relazione per risolvere i problemi alle voti di che bilancio. Avete creato bene in 11 anni insomma, di governo su 12. Ancora? Beh. Però va bene, allora, una delle cose importanti che quando io parlo mi vengono sopra, ma io non le sono mai venuta sopra, però loro due in continuazione. Ho capito, loro due sì, io no, quindi se magari rispetti l'interlocutore anche tu va bene. Ma è quello che non è aggressivo. Insomma, io non ho mai fatto prego, nulla, andiamo avanti, insomma, vorrei dire quello. Allora, una delle cose importanti sulle quali noi dobbiamo, sul quale il prossimo governo ovviamente dovrà confrontarsi, Francia, io spero che Macron, sia un governo con la nostra guida e non la guida del centrodestra, ma comunque sia i temi importanti sui quali il Partito Democratico ha concentrato le sue proposte sono il lavoro, perché è un elemento estremamente importante. Il lavoro è, allora, al di là dell'abbassamento del cuneo fiscale sul quale siamo tutti d'accordo, dobbiamo anche però pensare a una fascia di lavoratori che va non soltanto dagli under 35, guardate, fino agli under 35, ma anche una fascia di lavoratori tra i 40 e i 50 anni che hanno bisogno di trovare un lavoro. A questi lavoratori va garantito, ci sono già delle agevolazioni, ma va garantito ancora di più il fatto di poter essere assunti con uno stipendio netto in più a fronte delle detrazioni che tu devi fare alle imprese, perché non ci può essere lavoro senza l'impresa. Quindi all'impresa deve essere data la possibilità di defiscalizzare il costo del lavoro, che può permettere ai cittadini, ai lavoratori di essere assunti. Non l'ha mai fatto nessuno però. Sì, ma io dico quello che noi abbiamo nel nostro programma. Un'altra cosa che mi interessa molto, un'altra cosa che mi interessa molto è anche pensare alle pensioni. Mi scusi, non la lascio concetto. Il concetto è che venite, lei viene qui e dice delle cose che la parte politica ha correttamente programmato in questa campagna elettorale. Sono le proposte che io ho aderito come rappresentante di questo quando territorio. Si è al governo, perché non si fanno queste cose? Non siamo stati al governo gli ultimi 5 anni sono stati governi variegati, non l'abbiamo potuto però fare. Nessuno ha messo questo punto qui. Sì, ma adesso fatto, speriamo di poterlo portare avanti. Ad esempio, quando si parla di avevo pensioni, l'esempio di una busta paga, avevo stipendio di una busta paga che uno prende 1.300 euro. L'imprenditore non lo può pagare. No, le spiego 1.300 euro al datore di lavoro, le costa 3.000, quei soldi che il datore di lavoro dà allo Stato, lo Stato dovrebbe dare sanità, le strade, tante altre belle cose, sì. Invece non fa nemmeno questo. Si possono dare detassando con un sistema contributivo il costo del lavoro, ma un'altra cosa a cui noi non pensiamo mai, sono le si parla delle pensioni di chi deve andare in pensione di vecchiaia, ma noi non pensiamo alle pensioni dei giovani, quelli che hanno avuto un lavoro discontinuo, anche su questo dobbiamo proporre una base pensionistica
per il futuro, per questi giovani che certo, hanno avuto un lavoro, hanno avuto 10.000 lavori in tempo discontinuo, eccetera. Anche su questo bisogna confrontarsi. Guardi, Romeo, io nelle campagne elettorali sono tante belle cose da tutte le parti, destra, sinistra. Ma però io vorrei parlare di cose concrete. Ma poi puntualmente, perché è una cosa che fa arrabbiare i cittadini, puntualmente si va al governo, poi queste cose non vengono mai fatte. Per mille motivi, non ci sono i soldi, poi quando c'è emergenza i soldi si trovano sempre. Tutte le cose che dite, noi i soldi ci sono in questo momento, non c'è il PNRR, c'è Next Generation. Romeo, mi metto dalla parte del cittadino, tutto quello che viene detto nelle trasmissioni talk show da parte dei politici nelle campagne elettorali le condivido tutte, poi chi vince quando si va al governo non vengono mai fatte. Questa è la storia, la maggior parte mi aiuti, ovviamente le condizioni possono cambiare, però ci sono alcuni paletti che sono programmatici di ognuno di noi e che credo che faccia la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra, certo, che penso che siano le cose che ai cittadini poi interessano di più, certo, no? Cioè vorranno capire cosa penso io del lavoro, o anche le imprese cosa pensano sulle ricette. Prendo inizio da lei proprio l'ultima parte, il ragionamento perché voglio prenderlo perché è di attualità. Salvini ha detto che vuole togliere ovviamente il numero chiuso nella facoltà di medicina. Sentiamo cosa dice la Mappelli, il rettore dell'Università di Padova, in merito. Dire di voler togliere il numero chiuso a medicina to cure, se mi permettete, forse un po' demagogia e populismo, perché se solo date un colpo d'occhio a questa sala ci sono più di 3.000 studenti che vorrebbero accedere a medicina, ma a questo punto per noi 3.000 studenti non saremo assolutamente in grado di dare una didattica di qualità e io penso che tutti quanti noi vorremmo poi, quando arriviamo ad aver necessità di un medico, a volere un medico che abbia studiato con una qualità eccellente. E quindi le due parole sono programmazione e investimento. I numeri sono programmati e possono variare di anno in anno, va programmato anche perché bisogna capire negli anni come andrà la medicina del futuro, e quindi fa bisogno di medici, perché i 3.000 che vedete adesso, quelli che entreranno, non saranno medici prima di 11 anni, per cui qui si parla di programmazione. E poi se si vogliono aumentare i numeri ci vuole un forte investimento, perché occorrono più docenti, più aule, più laboratori e quindi insomma... Ecco, vede, anche questa è una campagna elettorale, togliamo, aboliamo ovviamente il numero chiuso alla facoltà di medicina, poi capisce anche lei che ci sono dei problemi oggettivi e quindi uno nelle promesse che fa poi non si rende conto che non è proprio così tutto facile. Guardi, non me ne voglia il magnifico rettore, però io credo che la parola demagogia sia abbastanza forte e probabilmente eccessiva in questo ragionamento. Noi stiamo vivendo un periodo molto difficile dal punto di vista sanitario, sappiamo che ad esempio la medicina di base è in difficoltà, molti ospedali non hanno i professionisti che richiedono, per cui è evidente che in qualche modo bisogna allargare le maglie di questo tipo di programmazione. Oggi il numero chiuso a medicina costringe alcuni studenti, molti studenti, a essere buttati fuori da una sistema formativo a cui vorrebbero accedere semplicemente perché sono costretti a sostenere dei quiz che magari non rendono atto quelle che sono le capacità effettive che questi studenti hanno. Noi crediamo che ad esempio un modello diverso possa essere quello della Francia, in cui la selezione viene fatta certamente, ma non all'inizio come sbarramento, ma successivamente durante gli studi, in cui i più meritevoli riescono ad andare avanti e gli altri restano fuori. Io non so che cosa stia facendo il collega, io ho studiato a Parigi in una grande école. E per entrare nella grande école avevi, come tutto il mondo, il test ingresso inizio. I francesi, i miei colleghi, studiano 2 anni per entrare nella grande école. Quindi quello che diceva la rettrice è squisitamente che è facile dire aumentiamo il numero di studenti di medicina. Il problema è con quali aule, dove... Ma è chiaro che servono investimenti, signori, di cosa parliamo? Lei sta di fantasia? Demagogia significa populismo, sono soluzioni semplici. Certo. La politica è complicata, allora i cittadini vogliono avere le soluzioni, ti vogliono dire metti la flat tax al 15%, con quale copertura? Apri gli studenti di medicina, con quali soldi il MIUR paga queste sale? A Padova, parlo di Padova, che è la mia città, stiamo costruendo una torre in fiera per mettere l'ingegneria, d'accordo? Per dare spazio agli studenti, Bologna, cosa stiamo parlando? Che per fortuna che siamo riusciti a fare questo, che la Lega si è messa contro, non voleva neanche fare la torre di ingegneria a Padova.
i medici dove vanno a studiare? No, avete regalato sa la fiera quanto costa motori, formare dei medici? Oppure pensiamo che un medico fa come uno studente di finanza che può andare su un'aula e basta. Servono i laboratori, servono le cose. Allora quindi possiamo prendere i medici dell'Ucraina che vengono qui adesso senza problemi. Però continuiamo a parlare di investimenti. Demagogia è questo. Se poi la Lega in Regione Veneto continua a finanziare il privato convenzionato dove i medici e gli infermieri scappano, perché questo è quello che è accaduto negli ultimi anni, di cosa stiamo parlando? Cioè noi abbiamo un problema di carenza di medici e infermieri perché continuano a scappare dai nostri ospedali, dove la medicina del territorio è stata massacrata, dove vengono aumentati addirittura i pazienti per medico di base in questa regione. Sono contratti ma se c'è la regione che finanzia il privato convenzionato e uno guadagna di più del privato convenzionato, scappa verso il privato convenzionato a scapito del pubblico. Quindi da un lato loro dicono sì, mettiamo medici in più posti a adesso medicina, dall'altro si finanziano i privati convenzionati perché magari ci sono anche dei tornaconti elettorali poi ci troviamo senza medici e infermieri. Questa è la realtà delle cose. Abbiamo sentito la demagogia. Sempre arrabbiato. Demagogia, sono quindi, fatti. Quindi voi siete... Posso intervenire, perché ieri sono intervenuto su questa cosa qui. Il problema, e l'ho vissuto anche personalmente, con persone che conosco, è quello di come è fatto questo test di medicina. Ci sono molti ragazzi che hanno una vocazione per la medicina, che magari hanno... fatto i volontari nella Croce Rossa, perché non entrano al test alla facoltà di medicina semplicemente perché è un quiz fatto in una maniera dove non c'entra niente, è fatto male. Non può centrare la medicina perché non si sono mica laureati, quindi sarà un test psicologico. Francesco, qualcuno arriva primo, qualcuno arriva ultimo. Meritocrazia. Spieghi perché i miei amici, che hanno studiato con me al liceo Nievo di Padova sono arrivati primo, quinto, trentesimo. Una mia amica non è entrata, dispiacere, ci ha riprovato l'anno prossimo, è entrato. Ci si prepara i test. Anche questo, che messaggio diamo alla mia regenerazione, ragazzi giovani, ai tuoi figli? C'è un test, ci si prepara, ci sono le elezioni elettorali con una legge che non piace, ci si prepara e si fa questa battaglia. Il bar dello sport è dire ragazzi che il test di medicina è il problema del numero chiuso. Ma in politica si parla siamo di cose concrete. Vi presento chi è arrivato prima al test di medicina. Che arriva uno primo e uno trentesimo. Tanti vanno a studiare all'estero per tornare in Italia. Mi scusi Gardini, al di là che succede. Perché? Ovviamente è un test, presumo, psicologico. Scusate un attimo, stavo parlando con Peghi. Quando su 3.000 ragionamento ne passano 400, che è già un bel numero, è chiaro che presumo che il test sia sotto un aspetto psicologico, mica faranno delle richieste sotto un aspetto di medicina dove credono essere prioritari. Cosa dovrebbero fare? Io ricordo bene perché il test di medicina. Il Festival di Sanremo. Vede che interrompe sempre? Il test di medicina è nato quando io studiavo all'università e che c'era una situazione contraria, c'erano troppi medici rispetto all'offerta e nacque in quel periodo là. Adesso c'è una situazione che è esattamente il contrario, quindi vanno allargate le maglie, va abolito, vanno allargate le maglie, va modificato, ma qualcosa bisogna fare perché così com'è non funziona. Bisogna riuscire a gestire gli studenti, l'ha detto la rettrice. Mm-hmm. Il problema non è il test, dopo sul test non entro, io non sono psicologo, non sono esperto di questo, quindi non entro. Tutto però. Si può fare meglio, però non puoi dare una risposta se non c'è la possibilità di formare investimenti. Quindi non è il problema del test di medicina, era questa la chiosa, è che bisogna dare più investimenti al MIUR, d'accordo? Questo è evidente. Quando la rettrice dice questa cosa, secondo me è irrispettoso dire che usa delle parole sbagliate. Io mi permetto di dire, anche perché medicina a Padova è una delle eccellenze della città, quindi dire che la rettrice dice delle cose demagogiche... Con i medici è stata sono lei a usare il termine demagogia, perdonatemi. In realtà sono i primi a dire che ci vuole una grande riforma. Ci vuole una riforma nella medicina, basta parlare con i medici e sono grande difficoltà. Buonasera Favola, lei è d'accordo con Salvini, liberare il tutto come o no Gardini? No, io credo che Salvini abbia posto un problema, poi la soluzione quale sia, bisognerà sedersi intorno a un tavolo anche con i rettori, anche con i medici, soprattutto le persone, perché poi a me piace, a parte che comunque lei è rettore, però credo sia laureata in psicologia, quindi forse di medicina ne sa meno di un medico. È una scienza. Appunto. Quindi noi possiamo parlare, io ho molti amici medici che mi dicono guardate che voi dovete affrontare il problema perché noi abbiamo veramente
carenze di organico, abbiamo un sacco di problematiche e va affrontato. Uno di questi è anche il numero dei medici. Li andiamo a prendere a Cuba, prendiamo gli ucraini, prendiamo gli infermieri, certo. Che è un problema anche... Devo chiudere. Serio, perché certo. C'è anche il problema della saremo lingua. Che forse... era ovviamente, visto che c'è l'attualità, ne è uscito oggi Salvini, sì. E la Mampelli ne ha risposto, quindi era giusto fare un accenno anche di questo. Grazie a Carlo Pascoletto, grazie a Nadia Romeo, Alberto Ruggin, grazie. Francesco Peghin, Elisabetta Gardini e Eric Pretto. Grazie a tutti di essere qui, in bocca al lupo ovviamente per queste politiche, che sono davvero molto impegnative, e speriamo che quello che accadrà sia una cosa positiva per tutti gli italiani, che sicuramente ne hanno bisogno. Buonanotte.